E buongiorno. Allora, oggi mi sono accorto che il mio vis, chiamato anche così vis, buncia e sbuncia, andava in continuo, mi provocava un po' di problemi durante le immersioni perché lo dovevo scaricare in continuo. Sono andato a toglierlo in maniera. Non faccio il video dello smontaggio di queste cose perché credetemi, era veramente molto ossidato, c'era il rischio che si spaccasse, non era il caso di fare il video nello smontaggio. Sono riuscito tranquillamente, devo dire che è molto manutenzionabile. Questo è un gab della Type System, semitecnico. Devo dire che si apre con facilità. Questi sono i pezzi interni del vis, appunto. Li ho messi un pochettino in ammollo con l'aceto per togliere tutto il calcare. E niente, oggi andiamo, ora, dopo che l'ho pulito per bene, con questo ferrettino tolgo tutte le guarnizioni che ho messo qui, che andremo a sostituire. Un'altra pulita, non avendo baschette ultrasoniche e attrezzatura un po' più professionale, diciamo in caso, un po' di aceto che toglie benissimo il calcare, le parti più dure, più incrostate, magari le che non si riescono a togliere, semplicemente con un pezzettino di un cacciavitino, un qualcosa di piatto in maniera molto delicata, lievemente passati sopra, giusto per staccare il grosso. Dopodiché gli do una spazzolata. Considerate che tutto questo blocco che adesso andiamo a montare era completamente una crosta di sale, neanche usciva dalla sede. Questo mi sembra abbastanza pulito. Smontati molti di vis e devo dire che molti sono fatti proprio apposta, tipo usa getta, cioè una volta che li apri si rompono perché sono tutte, cioè mettono plastica con ottone, insomma sul sale da assieme non fanno una bella fine, perché appena vai a fare un po' di forza nelle parti in ottone comunque si spacca la plastica e non abbiamo fatto praticamente niente. Devo dire che questa è la Type System, è fatto veramente veramente bene, anche perché è tutto in ottone, cioè l'unica cosa plastica è l'involucro esterno, per il resto è tutto in ottone. Lascio un po' di acero pure qua, che lo lucida. Questo è l'attacco lunetta, aggancio rapido, anche lui era completamente bianco ossidato, è tornato lucido. E qua abbiamo una staffetta, gaffettina per fermare il tutto. Ok, togliamo l'aceto. Allora, e qui diciamo, ora queste cose le vado a sciacquare un attimo nell'acqua dolce. Nel frattempo, sulla mia cassettina, andiamo senza valvole, nella cassettina andiamo a cercare, trovato,
di grasso siliconico. Ok, sciacquato il tutto. Adesso andiamo a rimontare. Allora, questo è abbastanza semplice. Io avevo già tolto le guarnizioni, andiamo a prendere la guarnizione adeguata. Io faccio, lo si vede, un piccolo kit di guarnizioni di varie misure. Andiamo a prendere la guarnizione adeguata. Andiamo di nuovo ad avvitare qui, diciamo, nella sua sede, dove sarà poi poi si attaccherà la frusta. Di bassa pressione con l'attacco rapido, uno stretto ma non troppo. Tanto lavorano le guarnizioni, non è tanto la stretta, perché poi in fase di manutenzione da smontare diventa più complicato. In questo abbiamo sostituito, dobbiamo andare a cambiare questi di qua. Ok. Questo è 2. Questo devo mettere un po' di grasso sul cuore. E li andiamo ad inserire in questi alloggi. Questo pezzo con la molla lo andiamo ad inserire qui dentro. Già scorre un po' meglio rispetto a prima. Molto molto meglio. Ok. Andiamo a sostituire queste ultime due guarnizioni. E vanno qui. Portati. Ed andiamo a chiudere il tutto. E il pulsante è ripristinato. Una volta fatto questo, per agevolare la prossima manutenzione, metto sempre un po' di grasso lungo la filettatura. Lo vado a reinserire nel suo alloggio. La manutenzione è terminata.